Buongiorno a tutti ragazzi, questa mattina siamo tornati in Valle d'Aosta e per la precisione in Val Ferré. Oggi saliremo verso il bivacco Gervasutti. È un bivacco con una struttura all'avanguardia, costruito nel 2011, con una posizione e caratteristiche diciamo tecnologiche avanzate. Ve lo faremo vedere appena lo raggiungeremo. E oggi siamo di nuovo con il fantastico trio Flavio. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Patrizia. Ciao. E Salvatore. Ciao a tutti, grazie. E andiamo. Dal piazzale Monte Bianco a Courmayeur prendiamo l'autobus che va in Val Ferré. Avendo preso il pullman da Courmayeur, siamo saliti fino alla fermata numero 27. Dopodiché abbiamo proseguito per 500-600 metri fino a incontrare un ponticello in metallo. Evitate di prendere altri sentieri perché rischiate di trovarvi in posti molto molto scomodi. Altrimenti vi toccherà guardare il torrente senza ponti e quindi il guado diventa difficoltoso. Il percorso prevede un tratto iniziale sul sentiero per poi incontrare invece una parete quasi verticale, anzi a tratti proprio verticale, per lo più attrezzata con corde e canaponi, e teoricamente potremmo incontrare anche qualche nevaio. Adesso vediamo in che condizioni è la situazione neve. Sentiero che sale molto molto ripido, sono 1250 metri circa di dislivello in 5 km, quindi tosto. Allora cercherò di filmare tutti i vari passaggi più complessi, però sinceramente il percorso non è agevole, cercherò di fare il più possibile. Siamo arrivati alla parete attrezzata che sale su di lì. Ora ci imbraghiamo, caschetto e via. Ok, ora siamo quasi tutti pronti con le imbragature. Allora, stiamo salendo alla prima parte verticale attrezzata con corde. Finito il primo tratto di corde, bello divertente, sì. Anna si è divertita. Giusto? Bene? Sì, giusto, bene. Sì, sì, divertente, adrenalinico. Passato il tratto attrezzato con le corde, si riprende a salire lungo un sentiero, anzi il sentiero, che sale sempre su ripido. Il bivacco è in quel punto lì, quindi ne abbiamo ancora un po'. Alle nostre spalle tutto il vallone fatto finora in salita. Guarda là in fondo la Val Ferré. Lunga infinita petraia sotto il ghiacciaio. Siamo arrivati al primo nevaio. Tranquillo, vieni tranquillo. Allora, primo nevaio si riesce a fare abbastanza tranquillamente, è quasi un piano, quindi ovvio che se la neve fosse più dura, qui i ramponi sono necessari. Nevaio finito praticamente, ultimi metri e siamo fuori. Poi ce ne saranno altri tre probabilmente. Terreno comunque massacrante, tutta una gran immensa pietraia ripida che ti ammazza le gambe.
Altro pezzo di nevaio, anche questo si supera abbastanza agilmente. Tostina, sì, una bella salitella, niente male. Siamo arrivati sotto al bivacco, ragazzi, è proprio in quel punto lì. Siamo anche vicinissimi al ghiacciaio, guardate che spettacolo. Praticamente si può quasi toccare con mano. Che bello. Ci siamo quasi, gli ultimi 150 metri più o meno, e ci siamo. Terzo piccolo nevaio appena superato, sempre più vicino al ghiacciaio e sempre più vicino al bivacco Gervasutti. Pezzi di ghiaccio venuti giù, cubettati. Siamo sotto, quasi arrivati al secondo canapone. Quarto piccolo nevaio, l'ultimo dovrebbe essere. E là inizia la corda. Sì, lì sotto inizia l'ultimo canapone e poi siamo arrivati. Salita tosta, ma bella, sì. Molto divertente. Un'avventura. Ci siamo quasi, ragazzi. Abbiamo la parte più verticale della giornata. E vai, si comincia con la canapa. Ho di nuovo messo la GoPro sullo spallaccio dello zaino, quindi spero di riuscire a filmare al meglio qualcosa. Comunque, panorama pazzesco. E beh, bella ripida, sì. È proprio un muro, praticamente si guarda il cielo. Dai! Arrivati! Dai! Yeah. Salva! Salva! Ciao! Quasi caffè ci vuole! Quasi caffè! Ed è accesa la giornata! Ragazzi, il bivacco Gervasutti, una struttura modernissima. Ah, quasi caffè. Spettacolo! Ragazzi, buon appetito a tutti! Ciao, yeah. Buon appetito! Buon appetito! No. 5, 9, 10. È accesa? Sì? Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri, Salvatore! Ma chi è che può festeggiare il compleanno a Gervasutti? Mario. Una bella discesa dopo un pranzo rifocillante e si va. Ora ci aspetta una bella discesina ripida ripida. Dai, primo canapone fatto, ora scendiamo giù verso il secondo.
siamo all'ultimo canapone, poi dopo questo sarà tutto sentiero un po' più semplice, ripido sì, ma leggermente più semplice. Siamo quasi arrivati al fondo, lì da quel torrente ci siamo, dovremmo, credo che sì, abbiamo finito perché poi c'è il sentiero. Ed eccoci arrivati in fondo ragazzi, finalmente. Ora discesa per sentiero e via. Dai che cambia il tempo, da un po' arriva l'acqua. Ed eccoci ragazzi, siamo quasi arrivati alla strada asfaltata, manca poco per andare a prendere il pullman. Escursione bellissima, mi raccomando, seguite le indicazioni, la traccia GPS, perché qui è facile perdersi. E soprattutto progredite attrezzati, perché ci sono alcuni tratti dove c'è da arrampicarsi, delle rocce anche piuttosto lisce in alcune situazioni, quindi la sicurezza prima di tutto. Sentiero. Attrezzatura, scarpe adeguate, testa soprattutto. Sentiero brutto ragazzi, quindi attenzione. E con questo per oggi è tutto, lasciateci un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per noi è importante e ci fa piacere quando ci dite insomma che i contenuti che proponiamo vi interessano e avete voglia di ripetere le nostre esperienze. Trovate qui sotto come sempre in descrizione tutti i dettagli e per il resto ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Condizioni della discesa? Le facce delle persone. Condizioni della discesa. E dopo questo viaggio della speranza in pullman, che è stato più faticoso della salita al Germasutti, salutiamo i nostri compagni di avventura. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Grazie per questa splendida esperienza. Ciao. Grazie a voi. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao a tutti.